Ciao! Oggi faremo un po' di allenamento vocale. L'allenamento vocale per chi canta è una cosa fondamentale. Andrebbe fatto tutti i giorni. La prima cosa da fare è un po' di vocal fry che ci serve per rilassare la laringe. Così. La seconda cosa da fare è il lip roll. Cioè fare un po' di vocalizzi su tutta l'estensione. Attenzione, cercate di emettere un suono bello timbrato, non arioso. Se consumate troppa aria non va bene. Comunque deve essere un suono timbrato. Perché sia un suono timbrato è necessario che la respirazione costo-addominale diaframmatica funzioni bene, quindi l'appoggio per trattenere il fiato all'interno dei polmoni e il sostegno per accompagnare la risalita del diaframma e lo svuotamento dei polmoni stessi. Queste due componenti assolutamente bilanciate mi aiutano a controllare il suono in uscita e a mantenere un timbro regolare. Scegliete la vostra, con che sia comoda. Vado su, porto su la voce finché riesco, torno giù e proseguo nella parte più bassa della mia vocalità, fino alla nota più bassa che riesco a raggiungere. Questi esercizi mi servono per far fare alle corde vocali un certo stretching preparatorio ai vocalizzi, in maniera che le corde vocali siano ben attive, ben pronte a reagire ai vocalizzi che seguiranno. Per iniziare facciamo dei vocalizzi poco estesi. Troppo in tensione vuol dire che siete arrivati al vostro limite nel registro di petto, perciò dovete cambiare registro. Un sintomo del fatto che siamo arrivati al limite è il fatto che abbiamo l'esigenza di alzare il mento e quindi
vuol dire che sto facendo uno sforzo esagerato. Se non sono ancora abituato a fare il cambio di registro, applico la tecnica di partire facendo di iniziare il vocalizzo facendo il lip roll. Passare alla I in maniera graduale, mi raccomando, legato ma graduale. Una volta che ho capito come fare il registro di testa, proseguo senza lip roll. Dall'alto verso il basso, non abbiate fretta di tornare al registro di petto. Portate il registro di testa avanti più giù possibile fino a quando il meccanismo del registro di petto non scatterà in automatico. Ora possiamo provare a aggiungere una vocale, la O per esempio. Alla O cerco di mantenere la posizione frontale anteriore in maschera della I, perciò mantenere la punta della lingua in avanti dietro i denti come nella I. Applichiamo sempre lo stesso discorso di prima. Se sento la laringe in tensione, i muscoli del collo tendere, il mento alzarsi esageratamente, vuol dire che sto facendo qualcosa, vuol dire che sto portando su troppo in alto il registro di petto e per questo motivo devo cambiare registro in maniera da non farmi troppo male. Utilizzo il metodo del lip roll. Mantengo il registro di testa finché riesco. Desidera andare nel registro di petto, ma io cerco di mantenere il suono nel registro di testa. Devo fare in modo che non si spezzi. Naturalmente non sono andata troppo verso il basso, non sono andata troppo verso l'alto.
in maniera che più o meno tutti i tipi di voce, maschi e femmine, possano fare questi vocalizzi. Per il momento vi saluto, buon allenamento, buon lavoro, buono studio, buon tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!